Il judo ha influenzato la mia vita in tutti i sensi. Il coraggio è molto importante nel judo, perché non devi aver paura di cadere, non devi aver paura degli avversari difficili, ma devi sempre pensare in anticipo e restare positivo, anche se stai combattendo contro avversari più forti. Nel corso della mia carriera ci sono stati momenti in cui ho subito duri colpi nella vita, come ad esempio la morte di mio nonno, in cui ho davvero dovuto trovare la forza dentro di me. Sono sicuro che il judo mi abbia aiutato molto a superare con successo questi momenti, anche in tutti gli altri campi della vita. E il judo mi ha insegnato ad avere coraggio e a stare in piedi, nonostante le difficoltà che si possono presentare nella vita. Sono venuta in Nepal per via delle montagne, l'Himalaya, ma anche perché ci sono judoka molto appassionati e volevo sostenerli. Ho trovato la famiglia del judo dappertutto, ma qui è qualcosa di speciale perché non c'è altro da fare che il judo e la gente qui ha forti legami. Penso che dopo il terremoto abbiano stabilito obiettivi molto ambiziosi che a poco li raggiungeranno. Il judo è uno sport che implica lavorare sulla mente e sul corpo. I ragazzi qui se ne rendono conto fin da piccoli e questo li aiuta ad andare avanti nella vita. Devi mostrare coraggio quando vai sul tappetino, soprattutto quando ti scontri con qualcuno che ha una testa di serie nelle classifiche mondiali o qualcuno contro cui hai già perso 5 volte. In ogni caso devi avere il coraggio di continuare a provare a vincere, così come il coraggio di credere in te stessa.